Ragazzi, sono tornato qui sul mio canale. Dopo qualche mese, cioè perché poi dopo, allora io vedi, poi alla fine mi imposto tutta una serie di cose per cercare di parlare bene, per raccontare. Cosa voglio raccontarvi? Allora, intanto sono così, stato assente da questo canale, dal mio canale per un po' di mesi per vari motivi che vi racconterò strada facendo, perché tutte le settimane caricherò un video qui su questo canale. Grazie anche al consiglio di Angelo Giannone, videomaker. Parliamo piano perché se ci sente è subito lì a bacchettarci. Hai detto? Cos'hai detto? L'hai detto male? Attenzione, sbagliato, hai fatto, perché è pignolissimo. No, ragazzi, sto scherzando. È una persona splendida. Tra l'altro, io qui su questo video di oggi vi racconterò una cosa che ha dell'incredibile, una storia che ha dell'incredibile. Vedete che mi pappino anche, mi pappì. Stavo dicendo, vi racconterò una storia che è dell'incredibile perché ho vissuto un'esperienza con Angelo veramente fantastica a Nuova Gorica, ok? E grande evento, poker, parliamo di poker. Abbiamo passato 5 giorni io e Angelo insieme, dove sono riuscito a fare un'esperienza che per me è stata veramente unica e importantissima. Vi racconterò i 5 giorni che abbiamo passato io ed Angelo insieme. Attenzione, perché se ne vedranno delle belle, ma soprattutto volevo dirvi che insomma su questo canale ci sono. E caricherò ogni settimana un contenuto che può essere da un racconto di un video, può essere da un piccolo tutorial, può essere da un unboxing, però insomma ci devo essere perché mi piace, alla fine stare su YouTube mi piace. Quindi adesso non voglio annoiarvi, vai col video. Giorno numero 1. Vabbè, iniziamo bene, però iniziamo, dai! Sei al buio, sei al buissimo. Fatti luce, Angelo, fatti luce. Abbastanza. Nuova Gorica, stiamo arrivando! Io Angelo vorrei mangiare però. Pizzeria? Sì, pizzeria, vai. Sì. A Napoli? Facciamo Napoli, anche se siamo quasi in Slovenia. Pizzeria da Ciro, cioè. Cos'è? La prima 34 km? Esatto. È un po' più comoda, sono pratico, infatti in queste parti ti porta alla piccola casa. Il miglior ristorante di pizza ci sta a Gorizia. Ah, ok. Prego, adesso ci vediamo, una cucina. Avete sentito bene? Il miglior ristorante di pizza qui a Gorizia. Ragazzi, è il numero uno. Vai col video. Guardate come è minimizzato il carico di Angelo. A te se dovevi partire per le Maldive. E guardate il mio. Trattamento presidenziale. Oh, però. Eh? Mamma mia, adesso quando tu scoprirai che io russerò. Bene, depositate le valigie in albergo e stabilito che dovevo dormire fuori perché mi è venuta la brillante idea di dire ad Angelo che io russo, ma non è vero, c'era una battuta. Io non russo, ha detto va bene, allora dormi sul balconcino. E dormirò sul balconcino. E ci dirigiamo verso il casinò Perla, dove lavoreremo appunto per questi 5 giorni, perché Angelo ci tiene appunto a essere puntuale al briefing che si farà all'interno del casinò. Quindi andiamo. L'Alasco, ma che birra è? Basco è la fila del Basco. Sei
nel freddo. Guarda, dove mi hai portato? Questo è il giorno 1. A che ora stiamo rientrando? Il giorno 1. Era preoccupato. Ma qua si taglia, no? Eh sì, si taglia. Il senso della vita qual era? Che lui ha detto se sono vivo oggi e grazie a Nascoretti. Ragazzi, finisce qui il giorno 1, ci vediamo domani. Ragazzi, siamo al giorno 2 qui a Nuova Gorica. Sentite, sono raffreddatissimo. Questo nuovo giorno. Siamo svegliati. Oh, forse era meglio verdine. Era meglio prima. Siamo andati a recuperare uno stativo. Chiaramente siamo tutti controllati. Abbiamo un pass. Guardate cosa mi tocca mangiare. Paolo, se questa è la nostra cena, questo è quello che meritiamo. Evidentemente non siamo stati bravi. Giorno 3 da Nuova Gorica, andiamo a vedere Angelo dov'è. Andiamo a vedere. Ma eccolo! You love me so I could have been complacent. Not afraid of the battles I've been facing. Nothing that you do is ever wasted. And you got the fire like I'm blazing. Cause I'm just trying to copy when I'm pissed. Eh sì, siamo qua che ci scappava da cagare con Alessandro e ci siamo messi sotto l'albero, non sapevamo che fare. Tepa aveva insistito, Angelo non la trattengo più, ma lo scoprirete nella prossima puntata. Wait tonight.